Avete visto dalle immagini, oggi ci troviamo alla Cittadella di Catania per conoscere la facoltà di ingegneria. Intervisteremo il preside e gli studenti della facoltà per conoscerla meglio. I vostri nomi. Sharon, Stefania, Valeria, Davide. Ragazzi, vi chiedo l'indirizzo di studi che avete scelto in ingegneria. Recupero edilizio e ambientale. Recupero edilizio uguale. e ambientale, per tutti uguale. Eh, per tutti. Ok. Eh, già avete un'idea sugli sbocchi professionali di questo indirizzo? Eh, sì, vabbè, ho la professione libera, non c'è tanta scelta. Eh già, sì. Certo. Sì, sì. Ci stiamo formando. Stiamo aspettando, noi studiamo, magari qualche porta si aprirà. In attesa della specialistica, appunto. Eh, per confermarci, quindi, con la specialistica e poi è un eventuale lavoro post laurea. C'è, cioè, diciamo, una specialistica più mirata per il vostro corso di studi? già c'è la specialistica di questo indirizzo da quest'anno. Sì, sì, però giustamente ora, in base comunque, al, comunque all'interesse e alle finite con le materie, poi vedrai un pochettino di allacciarci una più. Irene, che corso di laurea hai scelto? Ingegneria dell'architettura. Cosa va bene e cosa va male in facoltà? Beh, eh, diciamo che ci sono i suoi pregi e i suoi difetti, perché come facoltà è abbastanza buona diciamo, come formazione. Come strutture? Strutture sono un po' carenti, le auto-studio sono un po' così e così, è difficile trovare posto a volte, soprattutto per quanto riguarda i computer, perché noi che usiamo molto i computer è difficile trovare le prese, quindi vaghiamo. Anche questo problema abbiamo sondato da altri tuoi colleghi. Poi per il resto beh, il problema c'era una volta il problema della didattica che ultimamente è stato risolto perché era l'edificio nuovo che stava sempre chiuso, però adesso è stato aperto soprattutto perché c'è l'aria condizionata. siamo in compagnia del Preside della Facoltà di Ingegneria, il Preside Luigi Fortuna. Preside, da quanto tempo riveste questo ruolo? Rivesto questo ruolo dal primo novembre del 2005, quindi circa dieci mesi. Presidente, ora le darò i numeri nel senso buono però della, della parola. Dal sito internet ho trovato che la facoltà di ingegneria è nata nel 1971, che i corsi di laurea di primo livello sono tanti, leggo ingegneria del recupero edilizio ambientale, ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria telematica, ingegneria elettrica, ingegneria gestionale, ingegneria meccanica. Non saranno un po' troppe? Beh, lei ha detto giustamente che la facoltà di ingegneria è nata nel 1971. Nel 1971 c'erano solo due corsi di laurea, ingegneria civile e ingegneria elettrotecnica. Chiaramente abbiamo seguito un percorso intenso in questi anni. Io mi ricordo nel 1971 mi iscrivevo a Catania al primo anno di ingegneria ingegneria, perché poi ero destinato sicuramente ad andare fuori. Decisi alla fine del secondo anno di rimanere qui e di iscrivermi in ingegneria elettrotecnica. Probabilmente il mio desiderio era andarmi a iscrivere in ingegneria meccanica. Oggi i nostri studenti non hanno di questi problemi, hanno un'offerta formativa molto vasta, competitiva con tutte le altre università le altre facoltà d'Italia, eh, hanno delle strutture come abbiamo visto ben eh, messe, ben fornite, aperte a tutti gli studenti, hanno una qualità degli studi sicuramente eh, decisamente eh, importante, importante anche in relazione a quelle che sono le esigenze del territorio. L'offerta formativa è un'offerta formativa calibrata, scelta in relazione a quello che richiede oggi il mondo del lavoro. Mi permetto di includere che, oltre alle lauree di primo livello che lei ha indicato, c'è un'offerta formativa relativa alle lauree specialistiche che vede molte delle lauree specialistiche, delle lauree specialistiche eh, particolarmente eh, importanti e particolarmente frequentate dai nostri studenti. Preside, parto subito con una domanda un po' cattiva. Alcuni studenti mi hanno detto che il ciclo unico quinquennale ingegneria, edile e architettura è sicuramente l'indirizzo che viene di serie A, è quello più sopravvalutato rispetto diciamo, ai corsi di primo livello. È vero? In questi anni, cosa hai, cosa hai scoperto nella facoltà? Che, che, cosa va bene e cosa va male nella tua facoltà? Allora, c'è molta disorganizzazione, cioè non. Uh, come dire, non, non sanno gestare, gestire bene i vari corsi. Dicono che un corso dovrebbe essere strutturato meglio rispetto ad un altro e poi invece è sempre l'esatto opposto. Eh, è privilegiato un corso soltanto che le di l'architettura, tutti gli altri sono considerati corsi secondari o comunque di poca rilevanza. Siamo considerati tutti quanti ad esempio il mio corso è considerato sempre un corso di medio-basso livello veniamo trattati come se fossimo dei cani, non si rispetta nulla, i professori sono uno più freghista dell'altro, fanno quello che vogliono, il preside non fa nulla per cambiare le cose, quindi continuiamo a rimanere così, eh, nelle mani di nessuno. Rispetto agli altri sì è sottovalutato, rispetto a Dile so, dell'architettura, noi forse siamo gli scarti di eh, Dile Architettura. Eh, come... come gli scarti, senza che lo siamo, perché non è che noi abbiamo scelto prima di Architettura e poi come seconda scelta abbiamo preso questa. Cioè...